Buongiorno mister, in bocca al lupo per l'inizio del campionato. Grazie. Intanto, come sta la squadra dal punto di vista proprio strettamente fisico, se c'è qualche indisponibile dell'ultima ora, se i nuovi arrivi sono convocabili e quanto utilizzabili. Grazie. Allora, all'ultimo momento stamattina Di Marco ha accusato qualche linea di febbre, 37,5 di febbre, e quindi non si è allenato, però viene via con noi, vediamo stasera come sta. E quelli che sono venuti sono tutti e due convocati, però Mulè è arrivato stamattina, quindi sarà convocato ma non sarà utilizzato, mentre Lonardi è venuto ieri, ha fatto un allenamento ieri, uno oggi, quindi anche lui partirà dalla panchina, però ecco, lui se ci fosse bisogno può essere utile. Facciamo prima dirvi la formazione, così almeno, no? Siete tranquilli. Vabbè, Prizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Squizzato, Tungov, D'Agasso, Bentivegna, Cangiano e Vergani. Così, Parconticcio. Tanto non è più... Oggi tenere la formazione è da fessi, lo sai perché? Perché i procuratori sanno chi gioca e chi non gioca, quindi hanno i loro amici, le loro preferenze, lo dicono, quindi tanto vale, lo diciamo a tutti, così almeno siete tutti sullo stesso livello. Dai. Paolo, mister, che sensazioni ha a poche ore, diciamo dopo... tutto quello buone, che è successo in quest'estate, i suoi tanti dubbi, diceva, più incertezze che certezze, bravissimo. Domani si gioca, che sensazioni ha al di là buone di tutto? Allora, quando siamo scesi da ritiro, come vi ho detto, avevo più le partite che avevamo fatto mi avevano dato più incertezze che certezze. Ora, al di là che non mi interessano a me gli scongiuri, non scongiuri, perché già ho già detto che sento delle sensazioni molto positive, perché la squadra, quando siamo passati al 4-3-3, al di là della partita da Vasto in cui abbiamo cominciato pian piano a ingranare, col Cinignolo abbiamo dimostrato che anche la nostra squadra può esprimere dei buoni valori e quindi può competere con l'avversario di turno senza nessuna remora psicologica, nel senso che ce la possiamo giocare con chiunque. E quindi già dalla partita col Cirignola ad oggi ho visto la squadra essere molto cresciuta sul piano della personalità, sul piano delle idee, sul piano dell'allenamento, e quindi ho grande fiducia perché so che hanno lavorato veramente bene e hanno lavorato convinti di quello che facevano. Il problema è sempre lo stesso. L'avversario che tu incontri te lo dà il calendario, ma il vero avversario sei te stesso, perché ogni partita che tu devi fare la devi fare cercando di dare il massimo. Poi se loro sono più bravi, gli diremo bravi, non è inutile stare a fare tanti giri di parole. Però noi bisogna andare a esprimere i nostri valori, esprimere la nostra voglia di giocare, esprimere la voglia anche di stupire. Bisogna cercare di fare tutte queste cose. Poi gli avversari, come ti ripeto, o hanno un nome o hanno un altro nome, hanno tutti un grado di difficoltà, dipende sempre da tu come li affronti. Quindi ti ripeto, non devi parlare di un avversario che già sapete tutto. Io mi sono concentrato nel far fare alla squadra delle cose che sicuramente, se giocassimo un'altra partita, non avremmo fatto le stesse cose questa settimana, perché sarebbe stato il lavoro finalizzato non a questa partita ma a un'altra. Quindi la Ternana ha le sue caratteristiche, ha il suo modo di giocare, ha il suo modo di presentarsi in campo, e noi di conseguenza bisogna essere bravi a trovare la situazione che ci permetta di non far esprimere loro ma di esprimerci noi. Buongiorno, io le volevo chiedere invece, questo attaccante che è stato comunque anche al centro di voci di mercato, lei come lo sta vedendo in questi giorni? Come sta lavorando il ragazzo? Che se, insomma, per la partita con la Ternana... Ma il ragazzo si è sempre allenato
con grande dedizione, con grande impegno, con grande voglia. È un ragazzo che secondo me ha tante qualità. Non deve sentire la pressione, non deve sentire l'obbligo di dover spaccare il mondo. Lui deve solamente cercare di dare il massimo nell'aiutare la squadra e poi vengono anche i gol. Perché se poi diventi un giocatore con l'ossessione, puoi essere bravo quanto vuoi, l'ossessione poi ti danneggia. Lui non deve essere ossessionato, l'ho anche detto, non deve essere ossessionato dal gol. Lui deve essere concentrato nel fare le cose che servono alla squadra per poter fare delle cose importanti. Mister, buongiorno. Buongiorno. Intanto un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Torno alle tue giuste considerazioni positive su questa squadra. È una mia considerazione, oppure nell'amichevole contro Cerignola ho visto per la prima volta dei movimenti molto interessanti dalla difesa, ma soprattutto in attacco, fra i tre davanti, Cangiano, Bentivenga. Ho visto dei movimenti che dimostrano che hanno iniziato a assimilare la tua idea. No, la mia idea, diciamo che il calcio è fatto di tanto lavoro, poi ognuno porta la sua esperienza, no? Perché dare l'etichetta di idea sembra che uno sia un professore, un maestro, io non mi ritengo a questi livelli, quindi ti ringrazio per avermi fatto questo complimento, però ecco, voglio essere più umile, rimanere più basso, nel senso che io alla squadra gli do dei principi, i principi per spiegare la differenza fra principio e idea. Il principio, se una squadra vuol trovare in attacco le soluzioni, deve giocare sull'ampiezza, quindi su tutti i 180 gradi deve avere dei giocatori dislocati che siano in grado di ricevere palla e creare delle situazioni pericolose. Oltre all'ampiezza ci vuole la mobilità, cioè i giocatori non possono stare piantati come bandierine, si devono interscambiare fra loro e poi soprattutto quando abbiamo la palla bisogna cercarla di servirla negli spazi, quindi andare a verticalizzare per poter andare più vicino possibile alla porta. Quindi ecco, questi quali sono i principi, no? Poi o giochi a 3 o giochi a 4 o giochi a 2, cioè i principi sono questi. E quindi sui principi devi anche sviluppare poi il gioco in base alle caratteristiche dei tuoi giocatori. Perché ti dicevo l'idea? Perché l'idea appartiene, no? E quindi il calcio a me non mi appartiene, il calcio è di tutti, il calcio è di chi lo gioca, di chi lo guarda e di chi lo giudica. Quindi il calcio è il calcio, però ecco, io non devo dare un'idea, devo dare principi. E in questi principi bisogna trovare le caratteristiche dei giocatori che possono esprimersi. No, perché tante volte diciamo, no, l'idea, uno dice, tu hai un modo, io sono presentato che ho fatto il 4-2-3-1 perché credo che sia un modulo molto offensivo, sia molto più offensivo del 4-3-3, però la nostra squadra legge meglio il 4-3-3 perché sono 5 anni che fanno il 4-3-3 e hanno avuto un allenatore molto bravo, ecco, che lui è un maestro, Zeman, e che gli ha fatto fare tantissimi gol, e quindi questi ragazzi hanno nella loro memoria, quindi nella loro fiducia, di credere di più in questo modulo che non nell'altro, che poi secondo me le differenze sono pochissime, ma però non bisogna mai mettere in dubbio i giocatori devono essere liberi di giocare con il gusto di andare a giocarsi la partita indipendentemente dall'avversario o dalla bravura dell'avversario o dalle difficoltà che può presentare la partita. Mister, io le chiedo qualcosa sulle caratteristiche dei nuovi arrivati, cosa guadagna il Pescara con Lonardi, cosa perde senza Franchini e poi sul piano partita, se ci può dire qualcosa di più, nel senso che avendo Aloi e Damiani la Ternana... No, come... era, aspetta, ora, poi ti spiego il perché. Sì. Allora, sul fatto di chi è venuto e chi è andato via non mi vado a parlare perché non è corretto. Okay. La società ha fatto dei movimenti... No, ma esclusivamente sulle senso, caratteristiche. Sì, ma caratteristiche. L'avete scritto voi prima di me, io l'ho conosciuto anche attraverso voi i giocatori, no? Che Aloi sia Aloi, che Lonardi... È un giocatore che ha fatto sia il play che la mezzala, che però ho letto da qualche parte che era più un play che non mezzala, però io l'ho visto, può fare tutte e due, ci ho parlato, mi ha detto che quando ha giocato in tutti e due quei ruoli lì. Quindi abbiamo preso un giocatore che
in mezzo al campo può giocare sia a due che a tre, ci siamo. In quanto all'altra cosa che tu mi dicevi, piano partita, ti do anzi la formazione. No, ma chiaro. Io ti do la formazione, ma non mi chiedere quelle cose. Ok, vado avanti. No, ti chiedo quelle cose lì perché non mi vada. Vado avanti con la seconda domanda. Tornando a quanto diceva anche il collega sulla Ternana, un centrocampo con Aloy e Damiani, che chiaramente lei conosce molto molto bene, ci può dire qual è la caratteristica migliore di quella squadra? No, non mi interessa. Non parlo perché gli avversari possono giocare come vogliono, hanno il massimo mio rispetto e quindi non mi permetto assolutamente di parlare degli avversari. Hanno il loro allenatore che te lo spiega loro, non è che devo spiegare io. Poi mi riallaccio alla domanda su Bergani. Baldini avrebbe preferito domani giocare a Terni con qualche scelta in più fino a tardi. Poi il mercato, il 30 si chiude, che cosa manca a questo Pescara senza fare nomi? Allora, ti ridico la stessa cosa. Io sono contento di quello che ho, non me ne frega di chi c'è e chi non c'è. Non vedo l'ora che sia il 31, quando chiude il 30? Il 31, quando chiude? 30. A mezzanotte. Speriamo che a mezzanotte un minuto, quando è il 31, di esserci tolto questo peso di questo mercato, insomma, che non se ne può più. E quindi qualunque squadra io avrò, sarò contento. E poi abbiamo di fronte settembre, ottobre, novembre, poi a dicembre, no? Sono 4 mesi. Se ci sarà da fare qualcosa per migliorarci, sapremo andare in maniera più mirata. E cercheremo, ecco, magari a gennaio, di fare quello che veramente c'è bisogno, ma io mi auguro di no, di non aver bisogno di nulla e di andare avanti sempre con questi ragazzi qui. Vista, se posso, una considerazione, tanto in bocca al lupo. Grazie. Lei è arrivato 40-45 giorni fa e di Pescara sapeva delle cose che le avevano detto. Adesso che la sta vivendo come ambiente calcistico, la situazione è migliore o peggiore di quello che avevano illustrato e come si sta trovando a gestirlo? Ah, ti spiego. Io mi sono trovato benissimo perché questa città è una città bella, è una città accogliente, è una città che ti dà solidarietà quando vede le persone che ci mettono il cuore. Io tutti i tifosi che ho incontrato, sia giovani che vecchi, o al bar a prendere un caffè, o al ristorante a mangiare una pizza, o fare l'anafrota per la macchina, io finora ho trovato solamente grande serietà, grande fiducia nei miei confronti e quindi devo solo ringraziare per questa ospitalità che mi state dando. Poi la città è bellissima e che il calcio qui è una magia, si vede dal fatto che siamo partiti con tutte queste incertezze, è bastata una settimana cambiare una piccola cosa e già hai visto già un'altra squadra, e questo avviene nei posti dove c'è la magia, quindi non ci possiamo lamentare. Io so che il posto è quello giusto, però ci saranno ancora delle difficoltà e noi in queste difficoltà non bisogna arrendersi e andare avanti. Quindi, come ti ripeto, sono contento di vivere questa situazione, sono veramente felice perché ho fiducia che a maggio saremo tutti contenti. Ma una grande, lo dico con il cuore, non lo dico per circostanza, perché come avete visto quando siamo venuti vi ho detto c'ho più dubbi che certezze, perché se quello che si esprimeva era quello. Però ecco, da lì, da quando ci siamo messi con il 4-3-3 ho visto proprio una trasformazione, ho visto i giocatori che esprimono meglio quello che valgono e soprattutto sia nelle due fasi, sia di possesso che non possesso. E quindi, come ti ripeto, sono felice di vedere che queste cose avvengono, ma avvengono solamente nei posti, come ti ripeto, dove c'è la magia, perché dove la magia non c'è puoi cambiare tutti i moduli che vuoi, poi alla fine, anche perché il giocatore sente che ha la possibilità di conquistare l'indifferenza in questo momento che c'è nei loro confronti, nei confronti della squadra, nei confronti di tutti, sente che c'è la possibilità di riconquistarla, ma bisogna conquistarla sul campo. E domani sera iniziamo questo percorso, è una delle partite che dimostreremo cosa siamo, cosa si vale. Il Tugno che è stato provato più volte davanti alla difesa, immagino che domani giocherà più mezzala. Sì. Quindi ha lavorato su di lui in questa settimana, anche se è
Sì, ma lui è un ragazzo che è stato disponibilissimo perché ha giocato prima da tre quarti, poi ha giocato da play, ora ha giocato da mezzala. Quindi essendo tutti i giorni lì, l'idea, anche se tu non la sviluppi, però la vedi, e quando ti spostano lo sai già come fare, quindi non ha un problema. Mister, sempre su Tuinov, l'anno scorso è stato ripreso qualche volta per una sorta di assenza di continuità forse caratteriale, lo stai vedendo in linea invece con quelle che sono le... No, e questo è un po' un deficit che lui ha, questa mancanza, però io credo che lui sia cresciuto molto anche sul piano del lavoro. Cioè anche sul piano del lavoro, mi dicevano l'anno scorso, c'erano dei momenti che lui aveva questo assenteismo, questo fatto di non essere partecipe dentro alla squadra, no? Andava a momenti. E invece ti devo dire che lui tutti gli allenamenti è presente, e cerca di migliorarsi, cerca di capire. E poi sai, è una caratteristica, non è che la puoi cambiare da oggi a domani. Sicuramente ci saranno delle pause che lui avrà, però noi sappiamo anche che bisogna stringere i denti, fare una corsa in più quando lui non la fa, sapendo che però ha una tecnica, perché ha un tiro che è devastante, ha un tiro, ha delle giocate verticalizze in maniera molto intelligente, insomma ha anche delle qualità che ci possono aiutare a fare dei risultati importanti. Mister, loro dirà, a Terni ci saranno sicuramente i tifosi del Pescara che verranno a sostenervi. Lei cosa si sente di dire alla vigilia di questa prima giornata ai tifosi biancazzurri che verranno? Cosa gli devo dire? Gli devo dire che sono delle persone innamorate della loro squadra, perché vista la situazione che sta vivendo il Pescara è difficile pensare che in trasferta vengano dei tifosi, no? Ma il fatto che vengano vuol dire che sono quei fedelissimi, sono quelli che vengono con il cuore, e io mi auguro veramente anch'io con tutto il cuore di regalargli una bellissima soddisfazione. Non saranno neanche pochissimi, perché fino a ieri sera erano stati venduti oltre 300 biglietti, quindi si potrebbe arrivare anche a 500 presenze che come prima partita non sono neanche pochi. No, secondo me sono molti, perché 500 tifosi in trasferta è tanta roba. E quindi ti sta a indicare che questo posto esiste la magia per queste persone. Ha notato anche un avvicinamento ulteriore dei tifosi alla squadra in queste amichevoli, ma anche così in generale rispetto a 45 giorni fa quando lei era arrivato? No, io ho visto solamente che i tifosi hanno sempre esternato nei confronti della squadra, nei confronti miei, hanno sempre detto delle bellissime cose, hanno sempre riposto la fiducia di poter dargli noi delle soddisfazioni a loro. Quindi voglio dirti, sono state delle persone che, pur spiegandomi il loro fatto di essere in contestazione, però hanno sempre messo davanti a tutto il loro amore per la squadra, per i loro colori. Ecco, quindi io ho preso atto e ti devo dire che sono cose che spero che a maggio invece siamo tutti felici e contenti, perché le cose saranno diverse a come sono finite e come sono iniziate quest'anno. Le faccio l'ultima, mister. Io su alcune situazioni del nostro reparto, del reparto offensivo del Pescara, perché chiaramente non ci sarà Sasanelli per squalifica per le prime tre giornate. Un'alternativa a Edoardo Vergani, qualora dovesse servire nel ruolo di numero 9, chi può essere? C'ho due giocatori, uno è Ferraris che si è sempre allenato con noi da esterno oppure da centrocampista, lui ha sempre giocato anche mezza punta, ma abbiamo una sorpresa, abbiamo un ragazzo, si chiama Arena, che ha 15 anni e mezzo. Ma viene domani? Sì, in panchina. Abbiamo veramente questo ragazzo, sarei conquistata sul campo la... Io ho fatto allenamento, ho visto uno che fa gol, ho visto un ragazzo che non mi sembra che abbia 15 anni e mezzo, ma mi sembra molto più grande come maturità fisica, ma soprattutto anche di testa. Ho visto un ragazzo che secondo me ne sentirete parlare, perché questo ha i numeri per poter arrivare dove vuole, sperando poi che i familiari, i procuratori, le fidanzate non si mettano di mezzo, perché poi la storia di ognuno dipende da tanti piccoli fattori. Però ecco, lui il campo gli ha dimostrato che in questo momento
è un giocatore che può esserci utile. Questa è una splendida notizia, mister, perché è uno dei problemi più grandi del calcio italiano. Ci vuole anche coraggio da parte degli allenatori nel far giocare anche i giovani. Ma io guardo il campo, non sto a guardare se è un 2009. Ho visto sul campo che questo ragazzo è pronto, è un ragazzo lì, che deve solo prendere e metterlo, dargli l'opportunità di giocare. Ma è il campo che l'ha dimostrato, non è che io mi è stato detto guarda questo ragazzo è un ragazzo interessante, e io è venuto, si è allenato e ho detto ma potevano dirmelo prima. Ecco, la curiosità, Arena viene dalle nostre accademie in genere in giro per il mondo, è un australiano, quindi sono i primi frutti italo-australiano, perché i genitori sono di Celano e nonni.